21 storie di donne diverse ma accumulate dal coraggio e dalla voglia di libertà. Sono i racconti narrati in Mia sorella e Figlia Unica, il nuovo libro di Cecilia Lavatore, pubblicato dalla Red Star Press. Abbiamo incontrato l'autrice nella sede della casa editrice in Viale di Tormarancia, dove ci ha descritto come è nata l'idea di questo libro. E come ha scelto le storie da raccontare. L'idea di mia sorella e figlia unica è nata dalla eh, storia che poi è la prima del libro, che è quella di Masamini. Eh, ascoltando la vicenda, la tragica vicenda della sua morte in Iran, ho voluto scrivere un testo eh, che testimoniasse quello che mi era arrivato. E da lì, interpretandola di fronte al pubblico, ho conosciuto proprio la casa editrice Red Star Press. E insieme a loro ci è venuta l'idea eh, di dare seguito un po' a questa ispirazione, e eh, nell'intento, attraverso la narrazione. Eh, di riportare, portare voce e corpo a queste donne. Eh, sono alcune eh, vicende note, eh, fatti di cronaca, fatti di violenza eh, di genere, altre invece sono eh, storie più personali eh, legate alla, alla mia biografia e le ho raccolte insieme perché il filo conduttore che le unisce è la rivalsa, la ricerca della propria identità, dell'emancipazione e questa mh, forza, questo coraggio, questa ricerca della felicità eh, nelle loro vite un libro scritto con un ritmo incalzante, in cui emergono ritratti femminili pieni di disperata bellezza ed inesauribile speranza. Lo si può acquistare in tutte le librerie, negli store online e sul sito della Red Star Press.